vincere, segnare e possibilmente regalare spettacolo. E questa è la missione dell'Inter al Granillo per riprendersi la vetta. Non perdere, lottare e sentirsi viva è quello che vuole la regina per la classifica e per salvare la panchina di Nevio Hernández. Lancio in profondità di Vieira, a cercare Ibrahimovic, sponda perfetta per Balotelli, rimette dentro Balotelli, Cirillo, non un granché, Quaresma, palo, grande opportunità per l'Inter. Quaresma cerca Ibrahimovic, che riesce ad andare via, attenzione, si propone dentro Maicon, un buon pallone per lui, Maicon, è un gran gol di Maicon, 9 minuti, 1-0. L'errore di Cirillo favorisce Ibrahimovic, attenzione, c'è Quaresma lì vicino, c'è anche Balotelli, tocca per Quaresma che prende il tempo, buono il tocco largo, Vieira, zona tiro, destro, rete, 2-0, Vieira. Occhio al cross basso, pallone buono, lo aggancia, Cozza, un gran gol, 2-1, accorcia la regina, riapre la partita, Ciccio Cozza. Può far male questo contropiede, al centro è pronto Cozza, c'è anche Corradi, pallone per Cozza, destro immediato, pallone che termina largo, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo, grande opportunità per la regina. Tacco per Corradi, che difende il pallone, Barreto, Brienza, sinistro, rete, Brienza, il pareggio della regina all'ottavo minuto, primo gol in campionato. Occhio al cross proprio di Balotelli, Ibrahimovic, Campagnolo, uscita all'avventura Ibrahimovic, non trova la porta. Ibrahimovic, gran controllo di palla, grande servizio per Balotelli, possibilità per lui, prova il dribbling, Balotelli, Campagnolo risponde. Ancora Quaresma, per Ibrahimovic, posizione regolare, attenzione, può far male Ibrahimovic, mette fuori per Vieira, un gran pallone, Quaresma, destro, largo, grande opportunità. Quaresma riesce a controllare, eccolo il cross di Quaresma, Crespo era andato a saltare più in alto di tutti. Barreto, ancora Di Gennaro, Brutisso lo segue, Di Gennaro, cosa ha provato Di Gennaro, grandissimo numero col sinistro a giro, pallone che esce di nulla. Occhio alla regina, Carmona, Cordova su di lui, Carmona prova ad aspettare l'arrivo di Corradi, dribbling di Carmona che prova a saltare Cordova, fino in fondo Giulio Cesar, Di Gennaro fermato da Maicon. Grande mucchio in area di rigore, attenzione, Cordova, 3-2, Ivan Cordova, un gol importantissimo del colombiano. Qualche secondo ancora da giocare, non secondo De Marco, finisce qui, vince l'Inter, 3-2. Partita sofferta, poteva andare meglio sul 2-0, magari potevamo gestire meglio la palla, essere più attenti a quel calcio d'angolo, ma è così, sappiamo che tutte le partite sono da combattere fino alla fine, ma siamo riusciti a portare tre punti a casa molto importanti. Cos'è accaduto su quel 2-0? Convinzione di aver già vinto? No, per niente. Sono state due disattenzioni. Quando succede questo è ovvio che una squadra con giocatori come la regina, Brianza e Corradi ti possono far male, lo stesso cosa, quindi loro hanno approfittato delle situazioni che hanno avuto. Noi siamo stati disattenti in quelle situazioni, ma credo che comunque c'è sempre da migliorare, ma l'importante erano i tre punti.